Ciao, sono Marco Zammarchi, fotografo e imprenditore. Oggi sono in veste di Hacker Photographer, la community nella quale parliamo esclusivamente di temi di business nel settore della fotografia di matrimonio e di famiglia. Il nostro piano editoriale deve avere un'organizzazione perché per scrivere, come dico io, un post al giorno sui social, è molto importante darsi una regola, darsi un'abitudine. Perché è importante darsi un'abitudine? Perché se noi non creiamo degli slot temporali, dei momenti temporali durante il nostro giorno, durante la nostra settimana lavorativa, per comunicare all'interno dei social, noi a un certo punto ci inchiodiamo e smettiamo di fare un'attività che in realtà è estremamente importante per la nostra identità di fotografi, perché come vi dicevo, essere sui social per noi fotografi è molto più strategico rispetto a qualsiasi altra azienda che è sul mercato. E per fare questo è necessario, secondo me, darsi un'agenda, organizzarsi la propria agenda di strutturazione dei contenuti, non scrivendo i contenuti una volta al giorno, quindi ogni volta, ogni giorno mi devo mettere lì, ricordarmi di scrivere un contenuto, perché a volte possiamo avere dei matrimoni, a volte possiamo avere degli impegni, a volte vogliamo essere in ferie e goderci un po' la vita e quindi quel giorno lì potremo saltare il contenuto. E allora dobbiamo organizzare invece la nostra agenda, ad esempio il lunedì mattina ci ritagliamo 2 ore di tempo, un'ora e mezzo di tempo, e più lo facciamo e più diventiamo veloci, quindi a un certo punto diventerà solo un'ora di tempo, per scrivere i contenuti per tutta la settimana, quindi 7 post su Facebook e 7 post su Instagram, ad esempio. Come vi dicevo, la prima cosa che dobbiamo fare è, anziché una volta che abbiamo detto il mio piano editoriale deve dare continuità giornaliera alla mia presenza sui social. Una volta che facciamo questo, decidiamo di schedulare i post una volta sola, il lunedì mattina, ad esempio, noi facciamo così, per tutta la settimana. Elena addirittura con una sua assistente schedula addirittura per 30 giorni tutti i post dello studio e in generale ognuno trova il suo equilibrio. La realtà è che in questo caso qui sì che entrano in gioco i tool, gli strumenti, e buffer.com è ottimo per un semplice motivo che in un colpo solo ti permette di organizzare qual è l'agenda secondo cui, la regola secondo cui escono i tuoi post, in quali giorni e a che ora, ti permette di pubblicarli e schedularli simultaneamente su Facebook e su Instagram e allo stesso tempo ti permette di fare delle micro differenziazioni tra quello che esce su Facebook e quello che esce su Instagram. Mi spiego meglio, faccio un esempio. Se su Facebook mettiamo un link all'interno di un post, i link all'interno dei post su Instagram non funzionano, quindi dobbiamo differenziare il fatto che su Facebook possiamo mettere un post, ad esempio, a un link al nostro sito, invece su Instagram scriveremo vai nel link in bio per cliccare e dal di lì usciamo da Instagram. Oppure su Instagram va bene mettere gli hashtag, potremmo metterlo nei commenti al post, ma se vogliamo già integrarlo nel post stesso, aggiungeremo gli hashtag. Se mettiamo anche gli hashtag su Facebook, magari il post è un po' più sporco, non è proprio Facebook style, perché gli hashtag siamo più abituati, un elenco di 20 hashtag, a trovarli ad esempio solo su Instagram. Se ti piacciono i nostri contenuti, clicca sulla campanellina e potrai ricevere un aggiornamento e una notifica ogni qualvolta ci sarà un nuovo video.